Due cosce. Due belle cosce. Ma anche il petto è buono. Era l'attrice italiana più spogliata di tutte. Poi ha detto basta ed è sparita. Bentornati in soffitta. Avete mai sentito parlare di Femi Benussi? Chissà dove è finita ora. È come se fosse svanita nel nulla, impossibile da fotografare o intervistare da anni. Ma se vi dico che questa bellissima attrice, classe 1945, era una delle tre istriane che hanno sedotto l'Italia dagli anni 60 agli anni 80, forse la ricorderete. Le altre due erano Silvia Coscina e Laura Antonelli, di cui vi ho già parlato in un episodio di questo podcast dedicato alle regine della commedia sexy italiana. Se ti sei perso una puntata, la puoi recuperare nella playlist che ti lascio nella descrizione del video. Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Eufemia, detta Femi Benussi, nata a Rovigno il 4 marzo del 1945, è un'attrice cinematografica e teatrale italo-jugoslava che ebbe il suo momento di maggior notorietà durante tutti gli anni 70. Proveniente dal teatro e attiva nel cinema fino agli anni 60, divenne nota per le sue interpretazioni erotiche e le sue numerose scene di nudo. La sua carriera terminò all'inizio degli anni 80 quando non volle più accettare ruoli erotici. Ammazzate che belle zinne che c'hai. Gli farò rapina di affascio di Marichella Riaduce. Alla chi? Iniziò nel migliore dei modi, lavorando con Pasolini in Uccellacci Uccellini. La sua bellezza mozzafiato e la sua presenza inquieta non passarono inosservate. Ma purtroppo, ben presto, si trovò a recitare solo in parodie e film di genere, spesso basati solo sulla sua nudità. Sì, avete capito bene, e i titoli parlano da soli. Tarzana, Sesso Selvaggio, Homo Eroticus, Le Calde Notti di Poppea, Lezioni Private, Classe Mista e molti altri. Era come se i produttori e i registi non si accontentassero mai, volevano che esagerasse sempre di più, e scoprirete poi il perché. Ma dov'è Otone, il mio salvatore? Io sono come gli dèi, generoso e riconoscente, e non vorrei che l'uomo che mi ha salvato la vita si annoiasse. Non temere, Cesare. Il tuo idolo non si annoia, anzi. Soffro, ha spiegato Femi, a vedermi affibbiato il cliché di attrice di ruoli morbosi. Non è che io sia contro i temi spregiudicato, ma essi dovrebbero essere, a ragion veduta, espressioni di precisi contesti. Spero di lasciare certi temi per combinazione, cioè che prima o poi mi venga offerto per caso un bel film. Ma nell'attuale situazione del cinema italiano, dove i mediocri prodotti commerciali sono nella stragrande maggioranza, tali combinazioni capitano sempre meno. La sua disponibilità a essere diretta in ruoli erotici le procurò tra il 1975 e il 1976 il sequestro di tre film e una condanna a 4 mesi con la condizionale. La sua fama di attrice senza veli era talmente consolidata che in occasione dell'uscita del film Le impiegate stradali, in cui interpretava il ruolo di un'insegnante arrestata per errore durante una retata di prostitute da parte della Buoncostume, la casa di produzione annunciò: per la prima volta vestita la conturbante Femi Benussi. Non senza ironia, la stessa Benussi si disse soddisfatta di essere sexy senza prendere freddo. Gli studi cinematografici, disse, sono tutti maledettamente pieni di spifferi. Il film che ha girato, le è stato mai chiesto di girare una scena per l'estero, per la versione internazionale? Sì. Cioè, sì. In che cosa consiste questo? La scena per l'estero, per le vendite estere, come si dice, sono di solito più spinte. Molto di più della versione italiana? Abbastanza di più, sì. All'epoca aveva, tuttavia, già ridotto i suoi ritmi di lavorazione. Fino ad allora era giunta a girare anche 15 film in un anno, mentre nel 1977 fu impegnata in una sola produzione. Nel suo periodo migliore, la metà degli anni 70, il suo compenso per ogni film era tra i 10 e i 15 milioni di lire all'epoca. Negli stessi anni fu attiva anche in teatro e produzioni quali Scusi mi vesti tua moglie, a Torino con Rick e Gian, e sempre nel capoluogo piemontese in Lo Curà di Rocca Brusà con Carlo Campanini, e a Roma con Renato Rasce e Giuditta Saltarini, Nemici per la pelle del 1980. Senta, non capita mai che queste scene particolarmente spinte invece di lei le faccia una sua contrafigura? Qualche volta sì,
Femi Benussi si rese conto che i film in cui recitava nella versione italiana erano soggetti a limiti di censura, ma nelle versioni estere venivano aggiunte scene sempre più esplicite interpretate da sue controfigura sosia. Era troppo. In un'intervista degli anni 70 disse: «Ci vogliono svestite e disponibili. Se una donna è bella, le chiedono soltanto di fare quello». E aggiunse: «Più una donna è oggetto, più è arbitra del suo destino. Più è oggetto e più riesce a sottomettere l'uomo e ad aprirsi qualsiasi strada». Ma il tempo avrebbe dimostrato il contrario. «Ma una donna forte, decisa, intraprendente, bella, abile e innamorata, agisce per darvi un brivido sulla pelle». Con Femi Benussi. Qualche anno dopo, in un'intervista concessa alla stampa, disse: «Io sono molto diversa dal dato fisico che emerge. Amo il romanticismo, le cose intime. Fatico a trovare un compagno che abbia queste caratteristiche». Poi, finalmente, arrivò la ribellione e la decisione di dire basta. Con l'abbandono dei ruoli erotici, tuttavia, la sua carriera si interruppe perché non le furono più offerti contratti cinematografici. Denunciò tale situazione in un suo intervento in un convegno tenutosi nel gennaio del 1980 al Circolo della Stampa di Torino sul tema «La donna nello sfruttamento della pornografia», nel quale disse che da quando aveva smesso di girare scene di nudo, delle quali era ormai nauseata, di fatto non lavorava più nel cinema perché non le erano più state offerte scritture. Tovagliolo ti cabbe. Sì, la serviette che... Lo vuoi cambiare? Lo dico qui, bisogna alimentare, alimentare, come alimenti, bene. Fu ancora presente in televisione nella trasposizione sul piccolo schermo dell'operetta Nitouche insieme a Elisabetta Viviani e Loretta Masiero nel 1980. Nel 1983, dopo il suo ultimo film, scomparve di fatto dalle scene. Femi Benussi si ritirò. Oggi non si sa praticamente nulla di lei. Sappiamo solo che dopo aver messo fine alla propria carriera cinematografica tornò a vivere in Jugoslavia, ma l'abbandonò a inizio degli anni 90, dopo che durante la guerra civile scoppiata a seguito dello smembramento del suo paese le fu ucciso il cane da un anonimo per ritorsione alle sue critiche contro la pulizia etnica messa reciprocamente in atto tra serbi e croati. Dopo aver messo in vendita tutto quello che possedeva nella ex Jugoslavia si stabilì a Roma. Eugenia Femi Benussi, un nome che forse adesso ricordate. Era un'attrice cinematografica di grande talento, ma non voleva essere solo un oggetto di desiderio, voleva essere riconosciuta per le sue qualità artistiche, per il suo talento, non voleva essere relegata a ruoli erotici e spogliarelli sullo schermo, aveva di più da offrire. Magari penserete che la sua scomparsa sia stata una scelta sbagliata, che avrebbe potuto continuare ancora ad avere successo, ma io credo che Femi abbia fatto una scelta coraggiosa, ha scelto di difendere la sua dignità e di cercare qualcosa di più nella vita. Non è facile andare controcorrente, soprattutto in un ambiente come quello del cinema. Quindi, dov'è Femi Benussi adesso? Nessuno lo sa con certezza, è un mistero ben custodito, ma forse è proprio questo il suo modo di proteggere se stessa e la sua privacy. Chissà, magari sta godendo di una vita tranquilla, lontano dai riflettori, dedicandosi a ciò che ama. Speriamo, perché il mio è spento ormai. In una casa, se manca l'uomo che alimenta il focolare, è finita. Veramente finita. Quello che possiamo fare è ricordare Femi Benussi come un'attrice coraggiosa che ha lottato per essere riconosciuta per le sue qualità artistiche e non solo per il suo aspetto fisico. È stato un onore averla avuta nel cinema italiano, anche se la sua carriera è stata breve. Quindi possiamo solo dire grazie Femi, grazie per averci regalato tanti momenti di bellezza e di talento. Ma quella di Femi Benussi non è purtroppo l'unica storia di abusi legata al cinema erotico. Cliccando sul video accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.